visto Mario il Cuffino? E loro stanno là e noi stiamo qua. Capuran, ad a sentire quello che è successo a Taniella, che per scrupolo, mo che si consura, piglia e addo fra Liborio, lo sapete a fra Liborio, no? Va per se confessare. Padre, i rosica, io per niente mi investo, ma poi con Rosario, e che le va per questo? Padre, vuole lì femmina campa, e in coppa a bordello, ma sente messa e prega, e che sta va per quello? Io stemmo, a Rob, o prossimo spoglio la rongo riesta. Ma può faccia l'mosene? E che stava bocchella? E mo padre, sentite la stortema cannonata. La sora vostra, Brigida, ma l'ha già insaponata. Sa vota fra Liborio, voglio, tu sei Taniel, e manza buona a mamma, e che stava perché? Ehi, capodanno bello, che sta a sentire questa storia mic? C'è stata una volta una mamma che teneva un figlio che si chiamava Mick. Boh, noi ora sta mamma aveva cuotto i maccheroni. E diciotto vicino a Mick, Mick! Va fuori, va a fare una fascia d'epera. E ma Mick non ci voleva io, perché si voleva mangiare più me i maccheroni. Ma mamma ci ha promettetto che non ci stava. Allora Mick è andato a cogliere l'epera. Però la mamma mangiando, nessuno scordava e conservava porzioni o figlie. E allora è andata a cavolare, e vedete che la caccia stava, e non è rimasto solamente un figlio. O vignette di casa, bro. E ci voleva far mangiare. Ma Mick si mettette a chiagnere perché era povero. Allora la mamma si votava e dicette ammazza, vatti a Mick che a Mick non si può mangiare un maccheroni. E ma ammazza non se ne incaricai. Allora si votava dicette acqua, sudo fuoco col fuoco non guarderà, ammazza non vatti a Mick e Mick non si può mangiare un maccheroni. E mamma l'acqua se ne incaricai. Allora dicette voglio vivere l'acqua, che l'acqua non posso do fuoco, il fuoco non guarderà, ammazza non va tra mica e mica non so mangiare un maccheroni. E manca l'acqua se non caricai. Allora sabotai, e la ricetta, voglio vivere l'acqua, che l'acqua non posso do fuoco, il fuoco non guarderà, ammazza non va tra mica e mica non so mangiare un maccheroni. E manco voi se non caricai. Allora sabotai, e certo funa, attacco voglio con voi non so vivere l'acqua non posso do fuoco, fuoco non guarderà, ammazza non va tra mica e mica non so mangiare un maccheroni. E manca la funa se non caricai. Allora sabotai, e certo soros, rosso cafuna non attacco a voi non so vivere l'acqua non posso do fuoco non guarderà, ammazza non va tra mica e mica non so mangiare un maccheroni. E manca la soce se non attornai. Allora se girai, volete la latte, certo. Batto, mangi tu solo ci posso solo ci numero su capuna, fu una volta che voglio non so vedere l'acqua non posso fuoco non guarderà, ammazza non guarderà, mica e mica non so mangiare maccarone. Sì! Batto se mangia io solo ci posso cagliare, fu una attacca io voglio vedere l'acqua su detto fuoco detto ammazza detto mica e mica se mangia io maccarone. E allora stanno là e noi stiamo qua. La 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 la
Madonna, sentite sto punto. Ci stava una volta una mamma che teneva una figlia cacaglia. Un giovinotto se ne innamorai e sa voleva scusare. Ma la mamma, vada a nascondere questo difetto, diceva che la si metteva a scuola e parlava. Ma il giovinotto ricetta, non importa, tanto si faceva in mente che una volta scusata faceva parlare. E allora si scusai. Ma la moglie non ricetta una parola. E allora un marito si prende spezzo e gli è entrato un compare per cercare un consiglio, le facette conoscere come si teneva una moglie che non parlava mai. E il compare ricetta, sai cosa fa? Fallo un pari scarpa, stretta, stretta, e vedi che essa ti da ricere, e tu che mi fai? E un marito ce la facetta. Ce la facetta? Ce la facetta. Come non ce la facetta? Ma la moglie manco ricetta una parola. E allora, un marito gli è tornato a volte a tuo compare per cercare un secondo consiglio. E il compare ricetta. E allora falla una vesta corta corta e vedi essa che fa. E un marito ce la facetta. Ma moglie, manca ricetta una parola. E sto povero marito allora va nata a voto a tuo compare, e compare sapendo che si dice, senta, allora fa una cosa, mette da retta la porta, così quando che la passa, tu la fai mettere paura. E che la da ricere, mamma mia! Ma moglie, non ricetta una parola. E allora marito gli è tornato dopo compare ricetta, l'ultima cosa che può fa è far bere casi morto, a così che lo dà da chiagnare a forza. E un marito le parete giusto, allora una bella mattina si mettette un coppo e facette la parte lo morto. La moglie lo parete soccorrette e cominciette a chiagnare come una fontana. Come la fondata? Ma dito mio! Avete tutta tonta! E che potete dire? Ha paura me ne da botta! E poi di molto! E così il marito, a guardare, sei stato con Polito, le ricette. Ah! E tu con che se non volevi parlare? Perché si cagati! E beh, un'altra volta che non parlo ti faccio una bella mazziata! E così il marito sentette la moglie a parlare. E loro stanno là e noi stiamo a casa. Capodanno, sentite che sta qua. C'è Stefano, compagnola, che teneva un ciuccio che era così stizzoso che io lo faccio. Noi giorno che un povero uomo se lo tirava la capezza per chi era un paese vicino. Moriamo loro ciuccio abbia essere smaniato. Poi se manai per terra. E quando prendete se imbruscinato, sai sa, arricciai un musso come può fare una rasata in faccia al padrone, che se teneva a rasa per se scazzare i capoci. E se mettete a correre con Manuele. Un campagnolo corretto a Pris, ma arrivato in faccia alla salute che arriva al paese, sapete fermava a fare. E abbiai a se tirare un sacco di pugni in capo poco corrito. Ma poi, pensando che la corsa di ciuccio poco rura, si acquitai. E chiano chiano se mette in tuo paese. Come arrivai, figlio figlio, casa per casa, a tutta la gente che aveva faccia ti mandava scusate, avessero visto ciuccio mio. E così, sbariando e sbariando, si trovai in faccia alla fascia a Roce Stefano scusarizzi. S'affacciai e vedete che alla dinte chiudevano con fietta tutte l'altra e parecchievano a fornire sotto le lettere spuse. O campagnolo, che era più cannaruto e una creatura, a poco si intrufolai in mia semilata e poi, occhi a occhi, si infilai sotto le lettere spuse. Poi succedette che, rosicando e rosicando con fietta, o campagnolo si scordava il ciuccio e si scordava pure che stava sotto la muletta e spuse. E così, per tramento, ho festino per me e mi date se niente. E ho sposo, serrai la porta, lo faccio. Saputo in faccia la sposa e la ricetta. Amore mio, levati la veste. E che la sposa sa lavare. Poi la ricetta.
Levato pure la camisa, che ti voglio vedere proprio come ti ha fatto mamma. E che la sposa sala, vai! Quando se l'era lavata, mio marito la ricetta. Ah, quante belle cose che ha visto! E un compagno là sotto letto. Scusate, mi sa tutte queste cose. Avessero visto pure un ciucciomicchio. Allora stanno là e noi stiamo a casa. Capodanno, questa storia a casa è successa proprio a casa. Sentite, c'è stata una volta una signora, una buona cristiana, e riserveva una razza da Madonna. Allora si mette lentana a chiesa, allora c'è stata una bella statua della Madonna, un braccino bello bambinile fatto proprio bellino, e vado le comandi così. Allora, piglietto rosario e cominciai a pregare. Madonna mi fa marazzi. Madonna fammi una razza e dammi un segno che mi fai una razza, Madonna mia. Tramendo sa che stanno in occhio della chiesa. Ma si accorgette però che la signora stava aspettando un segno da parte della Madonna. E allora lo sacrestano che era più rare, che pensai che fa? Pigliai la mazza e volevo muovere la statua della Madonna. E ti muovere storta la mazza. Toccai o bambinille facette una mossa e pareva che lo diceva che no. E allora ferma mi sono cazzato, c'è troppo tanto posto di rosario, non mi era mancato. Allora guardai o bambinille e ricetta. State zitto tu, su mordiglio, e fa parlare a mamma, perché ferma le mun. E loro stanno là e mi stanno là. Caporanna bella. Adesso senti com'è bella sta storietta. Sì, sì. Che la tua signora si aiuta tua paglietta. In pratica, non mi signora, tenevano una casarella con un po' che giardiniella dove si cresceva due ciur e cacca e piantulella. Una mattina, qua niente per acqua e pianta, e trovai tutte scippate e per terra parette un sacco e ciur scamazzate. Vi che peccate Dio, ricetta! E si mettette ai posti per bucciare il sprepugnato che non ci aveva fatto servizio. E poco trigaia per scomigliare che il guai l'aveva fatto un cane e una paglietta che steve casa a porta essa. O mese signore, che come tutte per un chiuso s'aiuta, erano casaiole premordine, si passette, e ieta tuzzule a porta do vicino. O paglietta, con moveretta ci facette lo sacco e salamelecca. E ci spiegaio perché che la visita. Vai a cercare un consiglio, ricetto un mese signore. Favorite, facette l'avvocato. O mi dai oltre sì, rinda una camera, don Giuseppe, la scrivania zeffonnate carte. Libra e altro imbroglio. Avvocato, a breve addio, mese signore. Si nu cane va rinda un certino. Scava per terra, scippa e piante, se magna e ciure. O padrone chi lo cane. A da papà ora maggio. È naturale, ricetto paglietta, sbattendo in mano in coppa la scrivania. E me avvocato, chi lo giardina è o mia, e chi lo cana è o vostro. Ah, e i danni quanti sono? Facette proprio paglietta, pigliate in castagna. Avvocato, trattando se voi mi rate 10.000 lire. Ma povero paglietta, non c'ha dai. Cacciai 10.000 lire e retta in mano un mese signore. E chi se sei pigliai, ringraziai, e se ne stava ien, quando lo paglietto lo fermai, non momento,
vi scordate di darmi l'onorario. Come? Salutai un messo signore, capo poco non lo ponevano toc. Mi avete chiesto un consiglio? E io ve l'ho dato. Quando faccerà? A dimandare in farfugliano un messo signore, storduto perché l'ho ammazzata. Trattando se voi mi date 20.000 lire, rispondette l'avvocata. E per tramendo un mese signore se ne iva. Con una mano annanzi è nata a rete. E l'avvocato sotto la lingua mormorò appresso queste parole. Quando Riavolo tu va a scuola, o mia, era maestra. E loro stanno là. E noi siamo qua. Questa è una storia tutta mondragonese. Ora sappiamo bene che durante le feste vengono i preti delle nostre case a benedire. Mo tanti anni fa, dato che non ci stava da mangiare, i preti cercavano di approfittarne. E approfittando, mentre uno cercava di benedire la casa, gli altri arraffavano qualcosa per poterla mangiare. A chi è venuto su due periodi, piglietta una ghina e stanno attentati sotto la veste. E l'altro capì quello che accadeva, ma non glielo poteva dire, perché si vedevano i tre ditina della gallina sotto la veste. Allora inventarono questo escamotage. Lascia la corpo in domine, casa vera na ripiedi trangola. L'altro capì l'antifona e rispose: è fatto buono che parlate in giambaga, tanto sti scemo non ci capisce. E loro stanno là e noi stiamo qua. Questa la dovete sentire perché è una favola antica che si raccontava nelle nostre zone, soprattutto nelle zone di Carinola, di Mondragone e di Sessaurum. C'è Stefano Avoto, un re che teneva tre figli. Questo re un giorno si ammalò, aveva un grave male al cuore. Allora chiamò uno stregone per capire che cosa aveva. Lo stregone gli disse che per sanarsi aveva bisogno solamente di una penna da uccello grifone che si trovava nel deserto. Allora che cosa decise di fare? Chiamò i suoi tre figli e gli disse: chi mi trova la penna dell'uccello grifone, io gli do il trono e la corona. Così i tre figli, felicissimi per la promessa che gli aveva fatto il padre, vanno per il deserto e si divisero. Andarono per il deserto ognuno per i fatti suoi. L'ultimo figlio, che era il più picciolino ovviamente essendo l'ultimo, trovai un vecchio che gli disse: se vuoi trovare la penna dell'uccello grifone devi mettere questo mais che ti do in tacchi sto cappiello. Allora lui si mise nel deserto per un giorno col cappello in mano, per due giorni col cappello in mano, per tre giorni con il cappello in mano a forma di otto di coppe, aspettando lo cielo grifone, fino a quando lui si addormentò. E mentre si era addormentato, l'uccello grifone, vedendo che lui si era addormentato, andò a beccare e mentre lui stava riposando così, vide che il cappello si muoveva con sopra l'uccello grifone e tac! Gli staccò una penna. Sfortuna voi che, incamminandosi verso casa, incontrò gli altri due fratelli che capirono che lui aveva trovato la penna dell'uccello grifone, lo uccisero come te trindano fosse vicino a un albero e tornai a casa. Ora, una volta tornato a casa, il fratello più grande ovviamente gli diedero il trono e la corona, solo che il re stava sempre in pensiero perché l'ultimo figlio ancora non arrivava.
e il cane di un pastore che razzolava e scavava per quelle terre. Troaion uos. Allora il pastore decise di farsi un bel flauto. Ma quando incominciò a suonarlo, ne uscì una voce e una musica e cantava così. Il pecoraro che si trovava nelle zone del palazzo reale stava così scomodo e cominciai a suonare. E il re sentì questa voce che gli era molto familiare e decise di far salire il pastorello per capire un po' da questa voce da come veniva, come proveniva, perché gli sembrava la voce del figlio, però ne usciva da un flauto. Lo fece salire e lì gli disse il pecoraro: maestà, suonate, perché io non sapevo suonare. E questo suona da solo. Ma come è possibile? Come non è possibile? Come è possibile? E come non è possibile? Il re si mettette a suonare. E quando incominciò a suonarlo, ne esce una melodia e una voce, che però questa volta dava delle parole diverse. Gli sembrava veramente la voce del figlio, solo che erano passati talmente tanti anni. Chiamò la moglie, la regina, e successe la stessa cosa. Il re gli diceva: suona, ma io non so suonare, neanche io so suonare. Allora suona, vedi che questo suona da solo. Ma com'è possibile? Sì, suona da solo, e suona, 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 fino a quando la regina incominciò a suonare e ne uscirono una melodia e una voce. E cantava così, che aveva delle parole un po' diverse. Queste parole disse: ma che stia voce figlio, presto andate a chiamare gli altri due fratelli, perché pure loro hanno suonato, hanno sentito la voce roffra. Sentendo queste parole, decise di adottare il pastorello come figlio suo, ma gli altri due fratelli li mise in una botte di pece, gli diede fuoco e rimanette a mano.
E loro stanno là e noi stiamo qua. Tu riputatore, nessuno giorno vi farò putare, castigare li voglio i bestemmiatori, chi bestemmia il mese di gennaio, isso con la coppa e io con l'uscio, chi mi bestemmia ce li fanno in froscio. Mese, rune, senza vola.
sono il maggiore di tutti. E con questi alimenti d'oro e d'argento riguarnisca a tutti, già che siamo tutti allegramente. E suonate, suonate, chitarra, violina e altri strumenti. Cavura sta bestia mia, sta allegramente. E parto e vado a fare le buone spese. E in fiore vi lascio a voi chi sta di mesi.
papa, pulla infermeria, come va a testa, putumaglio. A forza da giorno è stato tutti gli speziali, e vengo da Urienza, poi la faccia vostra, io me ti spiego, perché c'è medicina, di mano me la magno, che stai. Io sono settembre e porto la figa moscia, e l'uma muscarina mo farnisce. Se qualche donna avesse la condoscia, ce va che parlando un po' e ce passa liscia. E se questa volta ci tocchi un broscia, comprate le cucine, che la liscia. Quando si entra a Lucca che gli carruoti, non è la meia, ce l'hanno una pacca a ruotola. Bye.
questi altri punti era più vino per questi altri mesi siamo una punticella di vera per gusto e una bella mogliera quando me la busco. E applausi si sentono per la via. Sono i sudditi che stanno tornando a Re Capodanno, ricettano sempre. E Re felice li volete ringraziare. Vino, fasuli e musica vi facette regalare. Signori, mentre i due suonatori si allontanano, diamo il tempo ai maestra di prepararsi. Volevo ringraziare il Caffè Romare che ci ha ospitato, follemente ci ha ospitato qui questa sera, quindi signori, se facciamo un applauso a Franco e Carmine che mi accontentano nelle nostre follie. E ringraziare Cantine Moio che ci hanno offerto il vino. E voglio ringraziare questi guasconi che non mi hanno detto di no. Guaiuta, è una cosa da fare. Spiegata la cosa, mi aspettavo un no e invece mi hanno detto che sì. Quindi, menti colorate, Claudio e Cristian, signori, se ci accompagnate con un applauso, merita, no? Vita al microfono. Augusto Portoni, il poppo con la barba. Le figu fresche. Dovrei leggere il suo nome visto che ho letto tutto. E allora, io, vabbè, mi conoscete. È una persona molto vicino al mio cuore, voglio ringraziare, come gli altri, che mi ha preso per mano e mi ha detto: guarda Giuseppe, non rischiare di essere scostumato nei confronti della musica popolare, non era mia intenzione. Quindi affidato a lui, bendato, abbiamo cercato di creare questa situazione qua. Quindi signori, se cortesemente vogliamo fare un applauso a Ivan Birburto. Noi tutti ringraziamo voi e una persona, il caro Leoluca. Leoluca! Leoluca! Che non ha venuto. Però siamo tutti allegramente. Quindi signori, siamo tutti allegramente. Quindi continuate a bere vino e a divertirci insieme ai Mescla. E vi aspettiamo anche domani per un'altra serata simile a questa, però con letture a 360 gradi. Con i colorati e non a 90, dice proprio.